Abbiamo deciso qualche mese fa di comprare il ramo d'azienda di questa edicola per farla diventare un'edicola sociale della cooperativa sociale Virgiliana Onlus di Cerese. La scelta era fondamentalmente per riaprire un'attività che era ferma da 6 mesi, di un'edicola che ha quasi 50 anni, su un territorio che ne richiede la presenza soprattutto della consegna a domicilio. E la valenza, soprattutto quell'altra, di portare di nuovo la cultura, l'accesso alla cultura e al sapere e alle notizie, e anche, soprattutto, la finalità principale è quella di dare posti di lavoro delle persone che sono fuori dal mondo del lavoro per una serie di motivi, che hanno delle disabilità o sono diversamente abili nel fare certe attività. Questa è l'opportunità, perché è un lavoro abbastanza sedentario, di front office, quindi sono direttamente in un posto fisso e sono davanti alla cittadinanza e al passaggio di una statale come la CISA, e quindi un'opportunità per loro per poter avere uno stipendio e alcune persone per poter andare anche verso la fine della. Un'iniziativa molto interessante perché, da quello che ho capito, uno dei primi esempi di un esercizio, in particolare un'edicola gestita con fini sociali, quindi con la finalità di aiutare a lavorare delle persone in difficoltà, che quindi rientra nell'oggetto appunto di una cooperativa sociale. L'iniziativa è stata esclusivamente della cooperativa, io per questo ringrazio doppiamente cooperativa stessa, perché noi abbiamo saputo di questa cosa a motore avviato, e sta a significare la sensibilità che questa cooperativa territoriale ha per il territorio e per le persone che sul territorio hanno bisogno di qualche sostegno. Quindi mi pare di capire che possano essere assunte 2 persone, e quindi è un po' una goccia nel mare, vista la nostra realtà difficile, ma comunque un segno e un gesto significativo per tutti noi. Quindi ringrazio di cuore tutti quelli che hanno collaborato per questa bella iniziativa.